Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 18. Bene, iniziamo il calciomercato invernale, quello di gennaio. Guardiamo quali partite ci sono, no quante, perché quello l'avevamo visto a fine video precedente, ovvero sono 5 partite, di cui vediamo un po'. Due partite in trasferta e tre in casa. Io direi di giocarci quelle due in trasferta e di simulare tutte le altre. Quindi, banda alle ciance, giochiamo subito questa qua contro il Barmouth. Allora, c'è Brereton infortunato che gioca messo in automatico a Nkwasong. Fra l'altro ha superato Cavani, quindi quando poi rientrerà Brereton lo metterò titolare al suo posto. Ok, sì, siamo messi abbastanza bene, direi di iniziare. Attenzione, palo! Meno male, ci è andata bene. Boom! Come? Se non me l'aspettavo nemmeno io, pensavo la prendesse il portiere. Invece no, l'ha toccata ma non abbastanza. Entra dentro ugualmente. Come? Improvvisamente al 34. 34esimo. 34esimo. L'ha fatta. La sblocca. Immediatamente, perché per ora no, ha fatto tutto il Barmouth. Attenzione, no, dai. Ma basta 2000 volte e ti pulgano, è vero, per l'amor di Dio. Non dovrebbe succedere ciò, però è clamorosamente strana questa cosa lì. Ogni volta che sbagli una cosa, cioè dormi un pochino, ti addormenti, boom, ti danno sempre pulgare. Vabbè, attenzione però, attenzione. Attenzione, attenzione, Nkwasong. Così ci riporta in vantaggio. Dovevo aver preso il gol di quello che era il momentaneo pareggio al 76esimo. Ci pensa il cinesino, mi pare, coreano, cioè, non lo so. Torniamo in vantaggio noi. Ale, buono, via, siamo tornati a vincere perché nel finale del precedente video avevamo pareggiato, non riesco a parlare, col Chelsea, via, buono. Rieccoci a fare 3 punti. Seconda partita in casa contro il Brighton, chiaramente dopo 2 giorni, quindi c'è ancora più stanchezza di quella che c'era anche prima. Guardiamo un po' se riusciamo a ripeterci per quanto riguarda il risultato. Brighton viene da 2 vittorie su 3 partite, quindi non è da sottovalutare. Buono, Sterling comunque l'ha sbloccato e Cavani si è fatto male. Buono, 3-1, un'altra vittoria. Nonostante il Brighton l'avesse riaperta, quando sul 2-0 sono riuscito ad andare sul 2-1. Meno male, se non sbaglio, Sanchez mi è parso di vedere. L'ha poi chiusa portandoci sul 3-1. Buono. Boia, 7 settimane, un mese e mezzo più o meno. Eccoci arrivati alla terza partita, quella di FA Cup in casa contro il Plymouth. E prima di iniziare una cosina, qualsiasi, se ci saranno, qualsiasi acquisto, soprattutto per quanto riguarda il discorso magari di scadenza di contratto, ve lo farò vedere poi a fine video, perché non è che non mi sa di niente, però alla fine se non è più bello mettere tutto insieme piuttosto che eventualmente dirlo ogni volta, ecco. Quindi per qualsiasi cosa ci vediamo a fine video a livello di eventuali acquisti. Comunque, simuliamo questa partita qua e guardiamo come andrà a finire. Sulla carta dovremmo stravincere. Abbiamo vinto, però avete visto, prima di tutto, sulla carta dovremmo stravincere perché Plymouth è sicuramente di una categoria più bassa. Credo che, non lo so, faccia parte della C2 e C1, nel senso attualmente nel gioco. Non credo sia in Championship. Però nonostante giocassimo in casa, nonostante la nostra squadra è clamorosamente più forte rispetto a loro, proprio a livello di qualità, abbiamo vinto solamente da 1. Abbiamo rischiato perché l'hanno riaperta, eh? Cioè, da 2-0 sono andati su 2-1. Comunque, passiamo il turno. Buono. Penultima partita del mese, di conseguenza del video. Giochiamo in trasferta e come dissi, invece, a inizio video, quella in trasferta, per quanto riguarda questi video, le gioco. Quindi giochiamo contro lo Stoke. No, direi di mettere questa come maglia. Belino Shaqiri, alto più che altro. Alla Brereton è tornato e no, non lo rischio perché c'è Cerottino. Lo so che è strautile, è straforte, però preferisco farlo riposare e far giocare Van Berger, che fra l'altro cominciava a lamentarsi perché gioca poco. E tutti i torti comunque effettivamente non li ha. Ok, ci siamo. Via, iniziamo.
se veramente. Dopo neanche 6 minuti calcio di rigore per l'avversario, Beraino. Vediamo un po' se Svilar la prende. Svilar, no, Grande intuizione di boia, Pierpaolo. peccato di Pierpaolo. Occhio al corner. Eccolo lì, chi è? Il cinesino, è proprio lui, Ahn Kwang-song. Si è dovuto fare il giro per vedere il nome, capivo se è lui o Van Bezzo, perché si sta detto. Comunque, sul finale proprio del primo tempo riusciamo a trovare finalmente il gol del pareggio. Dico finalmente perché era da un po' che cominciavamo a pressare, quindi direi che è abbastanza giusto. Non può sbagliare da qui, No! quando trova il gol del vantaggio, Pinotone si è preso 2-1, la vittoria. maledetta la È miseria. davvero un Ma grande mettiamo vantaggio, un breve, anche tattico se dire psicologico. ciò Devono cosa mantenere possa alta fare. la concentrazione, direbbe il risultato. Punta l'area. Attenzione Brera, to 2-2, proprio lui, e andiamo di, nonostante ciò da sempre del cerottino. Fa go, Punto sembrava per lui, buono, via, resta meno poco da male, giocare. l'importante è Potrebbe non essere anche il perdere risultato finale. Tocco verticale interessante. almeno. Mamma mia, attenzione, non è finita, finché l'arbitro non fischia. Attenzione, attenzione, è Pierpaolo tua ancora Svilare, è sul tua. portiere, Vabbè, recupera il pedatone, pallone. su, dai. Ottimo, ha un'autostrada a disposizione. Occhio Attenzione, Pierpaolo. Brereton. Attenzione, sta c'entra. Ancora Mamma mia! Mamma mia, Brereton! Mamma mia, Brereton! 3-2 al 90esimo. Questa è che la testata al cinese. Mamma mia, che partita. Mamma mia, che giocatore Brereton. Mamma mia. Lo voglio rivedere da lì. Vai, schiocchiti, piazzatone destro. E alle 3-2. che ci viene mostrato, appunto, sarà molto E finisce difficile. proprio Lancia così. Pierpaolo, 3-2. rifiuta il Vittoria rifogliatoio. sorprendente, Chiarisce oserei l'attacco. dire. Bene, idea. Vi dico la verità, lo stoccheraggiato male, eh. E forse non è nemmeno che noi meritavassimo così tanto. Non guardate le statistiche, ve lo dico proprio io. Però bene così, chi se ne frega. A me va bene anche fare 3 tiri, 3 gol, loro 28 tiri, un gol e si va a vincere noi, per di. Buono. Ultima partita del video, giochiamo in casa contro il Fulham. Un occhio brevissimo alla classifica. Adesso siamo primi, a pari punti, scusatemi, a pari partite col Chelsea siamo a 47, loro a 46. Dio solo questo. Indipendentemente da come va, siamo stati primi. Guardiamo un po'. Finisce così 2-0, che poteva essere anche 3, anche se non capisco com'è possibile che nello stesso minuto sia stato il gol e il rigore, fra l'altro sbagliato, di Brereton. Comunque, concludiamo così il video con una vittoria, vittoria che ci permette ancora di più di rimanere primi, perché fra l'altro visto che ci ha vinto. Quindi buono così. Comunque ragazzi, voi non avete idea di quanta gente ho comprato. Chiaramente si sta parlando di livelli di scadenza di contratto, ma soprattutto di chi ho comprato, non avete idea. Se arriva alla fine vedo io tutto. A quanto pare la partita di prima con il Fulham non è l'ultima del video del mese, ma bensì è stata la penultima. L'ultima, scusatemi, è questa qui. Questa qui di FA Cup contro il Leicester in trasferta, fra l'altro. Come già dissi a fine video precedente, se non erro, mi aspettavo probabilmente che se passavano il turno, cosa che fra l'altro è successa, probabilmente ci avrebbero messo una partita sul finale del mese. E infatti eccola qua, proprio il 31 gennaio. Quindi vabbè, chiaramente la coppa non mi interessa neanche quest'anno, simuliamola. Poi chiaramente se riuscissimo ad andare avanti, ben venga. Niente di che, nel senso, mi va bene così. Fuori, meno che non ci sia un ritorno, ma non credo, perché tutte le volte vedo pure di fare come la Coppa Italia, che la Coppa Italia a seconda di che turno è, c'è anche un ritorno. A regola qua nella FA Cup non c'è ritorno e comunque siamo andati fuori, anzi quindi siamo andati fuori, 2-1. Bene. Eccoci arrivati a febbraio e siamo già qua, diciamo, in procinti, diciamo, di iniziare la prossima partita che direi che è leggermente un big match, perché giochiamo contro il Liverpool al Liverpool. Ma arriviamo al dunque del calciomercato. Io prima vi ho detto, dopo la partita con il Fulham, che ho preso svariati giocatori, tanti
e soprattutto chi. Volete vederli? Va bene, andiamo a vedere chi ho preso. Arriveranno tutti ad anno nuovo. E per invece per quanto riguarda questo calciomercato, a parte le cessioni che vi ho fatto vedere, non ricordo se inizio video questo qua o quello prima, cioè quello precedente sul finale. Vabbè, restate fatte le cessioni Adams e tutti quella Petras, sta gente lì. Per il resto poi non è successo altro. E andiamo a vedere che ho preso. Allora, no, non ho preso Allen, nemmeno Dybala, nemmeno Chiesa, né Kane, eccetera, eccetera. Ho preso loro. Partiamo dal fondo. Gabriel Jesus, Leroy Sané, Patrick Schick, Thomas Lemar, Geno Black, Paul Pogba, Eric Dier, o Dyer, come cazzo pronunciano loro, e Gerard Delefaux. Ho rischiato che riprenda un TT, però ho lasciato perdere, ho detto, ma ormai è già pesante di vesti, mi sembra, va. No, è inutile perché è forte, c'ha 88, però ho detto, già preso lui, 87, poi c'ho anche Foyt. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 giocatori che arriveranno poi a inizio calciomercato, quello lì successivo con l'estivo, quindi a luglio. Direi che sono anche abbastanza forti, no? Che ne dite? Tra soprattutto 1, 2, 3, direi che diciamo che a livello di qualità totale toccano il 90 e vanno anche sopra, direi che sono abbastanza forti, direi che forse abbiamo leggermente potenziato la squadra. Non potete a picche smane ciò da arrivare ad anno nuovo e averci loro in squadra, cioè aggiungere a quelli che già abbiamo, fra l'altro, che non sono assolutamente scarsi, anche perché il campionato, la classifica lo dimostra. Comunque, niente, direi che è stato abbastanza soddisfacente. Sono stracasato, non potete capire. Io, vabbè, sono tra virgolette un po' sarcastico, faccio discorsi del tipo, no, è stato leggermente buono questo calciomercato. In realtà è stata una bomba di pelle proprio potenti, diciamo. Sono stracasato e veramente non vedo l'ora di iniziare l'anno nuovo per poter avere questa squadra qua. E vi dirò, a seconda poi i soldi che mi daranno, delle eventuali cessioni, ho anche altre, diciamo, idee in mente da poter prendere, perché ve lo dico con tutta sincerità, poi magari alla fine finisco la serie senza avercelo, ma io voglio avere lui in squadra, ce lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, voglio Dybala, perché è veramente straforte. Detto questo, arriviamo alle conclusioni. È successo quello che è successo grazie alle partite, bel discorso ho fatto, comunque grazie alle partite, anzi ai risultati ottenuti in queste partite qua siamo primi. Peccato essere andati fuori dalla FA Cup, ma come ho già detto prima non rientrava neanche quest'anno fra i miei obiettivi, era clamorosamente secondaria, però sono molto contento e soddisfatto di ciò che sta facendo in campionato. Detto questo, guardiamo quante partite ci sono nel prossimo video. 4 partite, di cui 2 importanti, decisamente, ovvero Liverpool e Chelsea in primis, poi sono West, Bromwich e Watford. Una in casa, una in trasferta, ma credo di giocare Liverpool e Chelsea, altre due simularle. E niente, questo è quanto. Detto questo, prima di lasciarvi vi ricordo le solite 3 cose, ovvero se volete lasciate un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E basta, vi aspetto poi nel prossimo video, nel quale appunto inizieremo e finiremo quantomeno a febbraio. Via, ciao!